Madfinger Games e Nvidia presentano Shadow of Gun, un 3D shooter ottimizzato per dispositivi Tegra 2 e destinato a ridefinire l'esperienza platform nel mondo Android. Il gioco è ambientato nell'anno 2350. Giocherete nei panni di John Slade, un cacciatore di taglie la cui missione è catturare il dottor Edgar Simon, un genetista ex impiegato della corporazione transgalattica Toltec Enterprise. Dovrete combattere un'armata di mutanti, cyborg e umanoidi geneticamente modificati con l'assistenza della vostra Sara, una forma di intelligenza artificiale che vi guiderà nelle varie missioni. Sotto il punto di vista grafico è stato fatto un lavoro eccezionale grazie alla piattaforma di sviluppo Unity. Shadow of Gun è infatti avanti luce rispetto a tutti gli altri platform game visti finora su Android. In effetti la sua grafica e anche le sue ambientazioni ci ricordano un po' il mitico Doom 3. I controlli del gioco sono molto semplici e se avete giocato almeno una volta a Nova di Game Loft vi risulteranno familiari. A parte i classici due pad virtuali per muovervi nelle tre dimensioni, c'è il tasto per sparare, il tasto per ricaricare e quello per cambiare l'arma. La visuale in terza persona aiuta molto a controllare il personaggio, ma a parte questo, il gioco non è affatto semplice. Sarete chiamati a risolvere puzzles, mini hacks, farvi strada tra orde di nemici, cercando ripari dietro muri e colonne per non farvi friggere il cervello. Una delle novità rispetto agli altri 3D shooter visti finora su Android è appunto quella di potersi riparare dietro delle strutture, un po' come succede su Gears of War. Qui non dovete usare nessun pulsante speciale per farlo, basterà avvicinarsi ad un muro per potersi riparare e continuare a sparare da nascosto. Attenzione a non ripararvi dietro un muro di cemento, perché i colpi di mitra potrebbero spappolare letteralmente la struttura e voi. Rimasti a bocca aperta? Noi sì, perché questo Shadow of Gun spazza via la concorrenza in ogni aspetto. E il tutto ad un prezzo veramente contenuto, soli 3,99€. Se avete un tablet Tegra 2, non dovete far altro che andare subito a scaricare questo gioco attraverso l'applicazione Tegra Zone. Vi lasciamo con qualche minuto di gameplay e non dimenticatevi di visitare il nostro blog www.androidgeek.it. Buon divertimento!